Oggi prepariamo dei deliziosi biscotti da tè con arancia e cioccolato. Sono semplicissimi da fare e come quelli che si acquistano in pasticceria, anzi, più buoni. All'interno di una ciotola andremo a mettere del burro che deve essere bello morbido. Toglietelo dal frigorifero con un'oretta d'anticipo oppure lo fate ammorbidire nel microonde. In seguito andremo ad aggiungere lo zucchero a velo. Mescoliamo in modo da ottenere una bella crema. Aromatizziamo con le scorze delle arance e un goccino di vaniglia. In questo caso ho utilizzato l'essenza di vaniglia fatta in casa e trovate la ricetta per farla sul mio sito. Mescoliamo un attimo e aggiungiamo metà della farina, i nostri tuorli sodi belli sbriciolati e la rimanente farina. Impastiamo il tutto finché non otteniamo una bella crema. Ecco qua, questa è la consistenza che dovrà avere l'impasto, bello appiccicoso ma allo stesso tempo molto cremoso. Adesso lo andremo a mettere all'interno di un foglio di carta forno. Ci aiutiamo con la carta forno in modo da creare un panetto. Io ho fatto un cilindro, però vi consiglio di fare un quadrato perché sarà più facile da stendere dopo. Panetto pronto, lo mettiamo in frigo per circa un'oretta, deve rapprendersi bene bene. Trascorso il tempo di riposo in frigorifero, l'impasto si presenterà in questo modo. Come potete vedere, è bello compatto. Adesso lo andremo a scaldare un pochino con le mani in questo modo e poi per stenderlo più facilmente lo vado a tagliare a metà. Per evitare di fare questo, vi consiglio appunto di fare un quadrato di impasto perché in questo modo sarà molto più facile da stendere. Ammorbidiamo giusto un pochino l'impasto con le mani e con l'aiuto del mattarello lo andremo a stendere. Questo impasto va steso direttamente sopra la carta forno, in questo modo non vi si attacca e è facilissimo da lavorare. Una volta che abbiamo finito di stendere l'impasto, non dobbiamo fare altro che ritagliare i nostri biscotti. Io vado a farli rotondi, ma potete scegliere la forma che preferite. Una volta che i biscotti sono pronti, li mettiamo sopra una teglia, la poniamo in freezer per circa 5 minuti, dopodiché la togliamo dal freezer e li inforniamo a 160-170 gradi per circa una quindicina di minuti. Una volta che li togliete dal forno, lasciateli raffreddare completamente. Solo una volta che sono ben freddi, andrete a bagnarli nel cioccolato fuso. Per bagnarli basta immergere metà del biscotto in questo modo. Dopodiché li rimettiamo nella teglia e li lasciamo asciugare. Ragazzi, questi biscottini sono deliziosi, dovete provarli perché sono veramente super buoni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate tanti mi piace e condividetelo.
Grazie e ci rivediamo prestissimo sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!